benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Ebbene sì, visto che sono tornata a casa mia, posso registrare nuovamente video dei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Allora, parto con il cura lavatrice sole. Mi piace molto, secondo me è il meglio che c'è in circolazione. Mi piace perché lascia la lavatrice molto profumata, di un profumo però di pulito, si sente anche proprio in tutto il bagno e la mantiene pulita e profumata a lungo. Avevo provato anche quello Napisan che non mi era piaciuto per niente e nulla, devo dire ho fatto varie prove negli anni e quello che mi dà più soddisfazione è questo qua sole, adesso devo andarlo a ricomprare. E il cura lavatrice, come anche il cura lavastoviglie, non lo faccio ogni mese, ma lo farò una volta ogni 3-4 mesi. Comunque, quando mi ricordo, quando inizio a sentire dei cattivi odori, faccio il cura lavatrice o il cura lavastoviglie. Infatti, ho utilizzato anche il cura lavastoviglie, che è quello Pril, igiene e pulizia. Per quanto riguarda la lavastoviglie, il migliore per quanto mi riguarda è il Pril. Quindi ecco, queste due sono le due cose che riacquisto sempre perché sono quelle che mi sono piaciute di più. Anche qua ho fatto varie prove, secondo me il meglio è questo. Anche qua lascia una buona profumazione alla lavastoviglie, la tiene pulita per più tempo, buono. Spesso si trova in offerta e quindi acquisto il Pril. Per quanto riguarda sempre la lavastoviglie, ho finito anche il Finish Power Gel, tre poteri sgrassanti. Il mio preferito è il Pril, oppure il Dual Power, quello green, che però non riesco a trovare molto facilmente. C'è sempre Antigotà, ma è lontano da casa mia e vicino a casa dei miei, quindi mi torna scomodo andarci. Quando non trovo il Pril in offerta o il Dual Power Green, acquisto il Finish, che non è proprio tra i miei preferiti, ma per il prezzo che ha mi accontento. In ogni caso, quando ho delle padelle, dei piatti, insomma delle stoviglie molto unte, io devo andare per forza di cose a sciacquarlo prima, a lavarle, anche perché la mia lavastoviglie è un po' vecchiotta e non lava benissimo di suo, quindi ecco. Con questo prodotto le cose molto molto unte, molto sporche vanno prima lavate, però niente di che, è comunque un prodotto che mi piace e che acquisto appunto quando non trovo gli altri due. Ho finito poi dei prodotti per quanto riguarda la lavatrice. Allora, intanto i miei soliti acchiappacolori della Gamex, li mostro tutti i video praticamente, sono gli unici che mi piacciono, sono 10, costano 1 euro, funzionano alla perfezione, in anni che li utilizzo non è mai successo un danno, li utilizzava anche mia nonna e io ho continuato a utilizzare questi prodotti dopo di lei, è l'unico marchio di cui mi fido per quanto riguarda i fogliettini, secondo me sono anche meglio di quelli della Grey che costano tantissimo, questi qua costano poco, funzionano bene, ve li straconsiglio, io li trovo al mercato centrale nella mia città, non so però dove li trovo, solo lì, quindi non so dov'è che si possono trovare, al limite se voi li avete visti da qualche parte scrivetelo nei commenti, così condividiamo le informazioni. Poi ho terminato l'ammorbidente Chantecler Vert, è l'ammorbidente per i bebè, ipoallergenico, igienizzante, con estratto bio di camomilla, qualità 100% Vert certificata, attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili da fonti rinnovabili. Questo qua mi piace molto, l'ho acquistato varie volte nella mia vita, ha una buona profumazione delicatissima, sa proprio di pulito, di bambino e non rimane forte nei capi, anzi si sente proprio un leggero profumo di pulito e basta, quindi mi piace. L'utilizzo, mi piace utilizzarlo per le lenzuola, le federe, le coperte del letto, insomma per la biancheria da letto, mi piace utilizzarlo perché appunto sa di fresco, sa di pulito, però in maniera molto delicata, quindi non fastidiosa, veramente molto buono. Ho terminato poi l'additivo igienizzante Napisan, anche questo usato e riutilizzato svariate volte,
mi piace, attivo già ai 30 gradi, non lascia profumazioni particolari nei vestiti, non sciupa i vestiti e quindi acquisto sempre lui. Ultimo prodotto è il detersivo igienizzante classico Lisoform. Questo qua era il boccettone da 1,625 litri, queste misure a caso, va bene. Comunque è durato tanto, è un buon prodotto, mi piace, l'ho riacquistato nella versione piccola, lava bene i vestiti, non ha una profumazione forte, che io non amo le profumazioni forti, un tempo sì ma adesso no. Buono, l'unica cosa è che secondo me dovrebbero mettere un cacchio di tappino dosatore, perché così non si dosa bene il prodotto, però come potere lavante mi è piaciuto molto, lo utilizzo sia per i vestiti bianchi sia per quelli colorati, delicati, non delicati, biancheria da letto, tappeti per la casa, lo utilizzo per tutto, mi trovo bene, promosso. Bene, questi erano i miei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Fatemi sapere che cosa utilizzate voi di solito, che cosa mi consigliate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!